Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. Tout comme un défi, tu te lèves pour aimer la vie. Passante entro la scienza pasovrana, che in complicità cristiana, progresso e libertà obbliga al tempo nostro. Ed eccoci tornati in studio, abbiamo visto ancora un altro video, parliamo ancora dell'Erasmus che hanno intrapreso e stanno intraprendendo i ragazzi dell'Istituto Stendhal di Civitavecchia. Allora andiamo a presentare le nostre ospiti, Diana De Stefano, Beatrice De Angelis e Martina Varni. Salve. Buon pomeriggio a tutte e tre, tutta al femminile oggi poi tra l'altro. Facciamo vedere a questi maschietti quanto siamo coraggiose, perché tutta al femminile e anche la nostra regia. Allora andiamo a salutare la professoressa, come si chiama la professoressa Martina? Antonella Annunziato. Antonella Annunziato, la vediamo inquadrata, eccola lì la professoressa. Buon pomeriggio professoressa. Buonasera a tutti. No, Francesca, guarda, può guardare anche davanti perché le abbiamo fatto uno scherzetto con la telecamera, abbiamo il vetro, sì. Se si gira allora la vediamo meglio, così la salutiamo, eccola lì la professoressa. Professoressa, tantissime ragazze e tantissimi ragazzi in questa esperienza. Sì, abbiamo lavorato tanto, e da parecchio tempo che lavoriamo, e stasera si conclude questa bellissima esperienza qui a Mecenate TV, e da lunedì mattina e inizierà il grosso del lavoro presso la nostra scuola. Anche perché da quello che ho capito, mi dicevano ieri i ragazzi, già domenica arriveranno, sì, gli studenti. Sì, domenica andremo ad accoglierli, alcuni ragazzi saranno ospitati presso le famiglie, alcuni in albergo, e quindi si inizia in effetti già da domenica. E allora, torniamo invece dalle nostre ragazze. Abbiamo visto questa esperienza, un'esperienza durata una settimana, almeno lì in Polonia. Mentre andava in onda il video vi ho chiesto, ovviamente è un'esperienza un po' diversa rispetto alla classica gita che si fa a scuola, giusto Diana? Giusto. Ecco, che cosa avete fatto durante questa settimana? Beh, diciamo è stata una settimana molto intensa, perché comunque il lavoro da fare era molto, e i tempi comunque erano abbastanza ristretti, con delle scadenze, però comunque diciamo che è stata un'esperienza che auguro che tutti quanti possano vivere, che comunque segna e aiuta molto a crescere, sia dal punto di vista linguistico, ma anche dal punto di vista, non so,
per esempio, umano, comunque ti permette di confrontarti con altre persone di culture diverse. E poi anche dal punto di vista personale, per una settimana ti devi arrangiare da sola. Sì. Beatrice, la professoressa accennava prima di entrare in diretta che c'è stata una serata a tema dove ognuno ha portato un qualcosa di caratteristico. Sì, un qualcosa di caratteristico della propria nazione. E noi abbiamo portato, diciamo, una poesia che parla un po' della storia del nostro paese, partendo anche proprio dal nostro territorio, che erano gli Etruschi. E la poesia è stata scritta dal nostro docente di lingua italiana e per noi è stato veramente un piacere poterla leggere, anche se loro comunque sia non potevano capire di cosa trattava, perché era la nostra lingua e ognuno, eravamo quattro team, che ogni team parlava una lingua diversa, insomma. Però credo che comunque il messaggio sia arrivato e questo è l'importante. Anche perché alla poesia, al testo si aggiungeva anche la musica, se ho capito bene. Sì. Sì. E chi l'ha scritta la musica? Il professore ha fatto... Avvicina il microfono. Professore e ha fatto gli arrangiamenti con la chitarra e questa melodia era accompagnata dal nostro leggere della poesia. Poi, ovviamente, la settimana si è divisa in momenti in cui ovviamente eravate impegnati in attività e momenti in cui magari invece c'era, vi potevate divertire un po' di più. Che cosa ti è piaciuto? Cosa ti ha colpito di più? E per mia esperienza, per l'approccio con la lingua, perché giustamente la lingua che ci insegnano a scuola è veramente diversa da quella quando la fai sul posto. E poi il modo di affrontare anche altre persone, approcciarsi proprio sul loro stile di vita molto diverso e l'insegnamento proprio delle lezioni è veramente molto diverso rispetto al nostro in Italia. È tutto, in che senso? C'è molta tecnologia e la scuola, diciamo, che ha molte più risorse rispetto alla nostra in generale. Beh, questa credo non sia una responsabilità più che altro degli insegnanti, no, quanto no, un po' di una qualcosa di generale, però ecco, una tecnologia che adesso state imparando ad utilizzare anche voi, perché sì, già prima di andare in Erasmus avete iniziato a socializzare grazie a delle piattaforme tecnologiche create anche ad hoc per l'occasione, giusto? Sì. Sì. Ecco, di che si tratta? Beh, per esempio abbiamo imparato a fare dei clockster, che sono tipo collage di foto e in più si racconta di cosa si sta parlando. L'abbiamo fatte anche su in Polonia, perché era un'attività compresa nelle attività che abbiamo fatto noi di tutta la settimana. Poi abbiamo imparato anche a fare dei Padlet, che come posso spiegare? Sono simili un po' ai Glockster, però si scrive un po' di più nei Padlet. E poi ovviamente TwiSpace è proprio la piattaforma ufficiale del nostro progetto, TwiSpace. Avete fatto amicizia? Sì. Sì. In particolar modo c'è qualche nazione che predomina? Con la Polonia. E quindi già in questo periodo vi state scambiando anche dei messaggi, che ne so, su WhatsApp. Sì, sì. Mi viene sì, bene, sì molto... infatti non vedo l'ora di arrivare domenica. Sono tutti excited. E voi sarete lì ad accoglierli domenica? No, all'aeroporto, però quando arriveranno a Civita Vecchia. Scuola, sì. Qualcuno di voi ospiterà qualcuno? Purtroppo no, non abbiamo avuto questa possibilità. Però scommetto che avrete sicuramente tante occasioni per stare insieme. Quanto si tratterranno? Una settimana. Quindi uno scambio equo, una settimana sì, voi, una settimana sì, loro, e avete già in mente nei momenti di svago, dove non sarete impegnati in attività curriculari, dove li vorreste portare? Penso inizia Martina. A lungomare a Civitavecchia, una passeggiata lungo il Pirgo, magari spiegargli qualcosa sulla città, oppure un gelato, comunque qualcosa che si fa anche quando sei con gli amici. Beatrice? Penso sì, a fare un giro, una passeggiata, a mangiare qualcosa insieme, anche una pizza che è tipica italiana. Diana? Sì, un visitare comunque magari di qualche cittadina qui limitrofa. Che... Quale ti viene in mente in particolare? Non so. Ce n'è una che ti colpisce di più? Non so,
magari visto che loro comunque vengono da un posto freddo di montagna, magari su verso Tolfa, Lumiere, che magari si sentono Per più a farli sentire un po' più a casa. casa. Beh, effettivamente inizia a fare caldo, però a Tolfa Lumiere troviamo un po' Ancora è di... fresco. ancora è fresco, quindi sì, potrebbe adattarsi anche alle loro temperature. Io vi auguro in bocca al lupo. Grazie. Grazie. Grazie per essere state miei ospiti, grazie alla professoressa sempre in regia che ci sta ascoltando e grazie soprattutto ai telespettatori per averci seguito. Ci vediamo dopo la sigla.